Ed eccomi qui, signore e signori, sono tornato! I'm back. Ok, basta. Allora, sì, sono io, cioè Scorpio082, non sono morto, non mi sono suicidato, non è successo niente, sono ancora vivo. Sì, allora, sono tornato sulla cresta del tubo, inaspettatamente, perché mi è ritornata la voglia di Yu-Gi-Oh! E di collezionare. Allora, quindi mi dispiace per quelli che... diciamo si sono suicidati perché me ne sono andati. Ovviamente poi ci sono state le persone che hanno esultato come dei pazzi davanti ai computer. Detto finalmente questo coglione si è tolto dalle palle. E quindi devo deludere quelle persone perché sono tornato. Allora ci sarà questa apertura speciale divisa in due parti. Nella prima parte apriremo questo stupendo tin distruttore profezia. Allora, perché ho preso questo tin? Perché prima mi servono alcune carte, e secondo perché l'artwork di questa carta è veramente, ma veramente figherrima, perché mi ricorda tanto Magic, perché diciamo è in ambito diciamo un artwork dark fantasy, diciamo è veramente veramente bello. Allora, nello sfondo abbiamo, ragazzi, Poppo. Allora, sembra un po' inusuale perché sono video di Yu-Gi-Oh! E Poppo è un Pokémon. Per chi non avesse capito, Poppo è PJ, ma io amo Poppo da quando ho visto il video di Dario Moccia, che mi ha fatto di Pokémon Anthology, che mi ha fatto veramente schiattare le risate, e anche la canzone Poppo Song, cioè è stupenda, quindi Poppo sarà presente. È stupendo, ovviamente disegno non ho fatto io, l'ha fatto mia madre, perché io sono, faccio schifo a disegnare, perché non so disegnare manco un uomo in piedi, quindi... E quindi Poppo Forever. Se Dario Moccia, questa è una cosa improbabile, se Dario Moccia sta guardando ti saluto, ma una cosa improbabilissima. Ok, allora apriamo questo ten. Ok, sfracelliamo. Vuoi carico decente, sperando di andare a sbattere contro il tablet. Allora, questo tin non si legge. Oddio, stava cadendo tutto. Allora, questo tin non si legge, ve lo leggo io, perché è in bassa risoluzione, diciamo, il tablet. Allora, questo team contiene una busta di sovrano galattico, due di ritorno di duellante, due di risveglio degli abissi, una carta segreta di tutte le profezie e quattro carte super rare. Allora, io non capisco perché ci abbiano messo il ritorno di duellante, ma perché se ci mettevano tipo fiammata cosmica non era meglio? Boh. Allora, qui abbiamo il fogliettino che ci parla dei tornei, del torneo, e di altre. Questo è veramente vecchio, questo è vecchio, lo abbiamo trovato anche nel vecchio tin. E poi ci sono le carte. Allora, le carte sono queste qui, sono veramente veramente belle queste carte. Ok, allora abbiamo distruttore profezia secret. Suo effetto non lo conosco. Allora, se questa carta è nel tuo cimitero, puoi bandire tre carte di libro magia nel tuo cimitero. Allora, specialmente questa carta al tuo cimitero. Veramente, veramente figa questa artwork, veramente bella. Poi abbiamo decomposizione infinita, scarafaggio branco acciaio che mi serve nel deck branco acciaio, butta fuori colpo fotonico, mi serve per il deck butta fuori, e barriera demone eterna, non mi serve, è un cazzo. Bene. Mettiamole. Allora, quindi abbiamo i cinque pack. Abbiamo quindi, ok, facciamo così, una sì e una no. Ok, partiamo dal risveglio degli abissi, che non mi serve nulla perché io ho un deck tipo fuoco. Ah, nel prossimo video, cioè la seconda parte, se cazzo apro questa bustina, non vorrei romperla perché mi... Non c'è questa qua di sveglia di abissi, porca troia, non riesco. Apriremo lo structure deck. Signor Dio, porca. Cioè, ma di che cazzo sono? Ah, finalmente. Bam.
Apriremo, aspettate, vabbè, fa niente, facciamo dopo. Allora, abbiamo, faccio più nota. Allora, pesce cyborg impiantatore, polvere, no, polverello di casa, oddio, che cos'è, stoico della profezia, magi dolce, marme cameriera, gagagigo irrinato, che già ho, e un bellissimo abitante dell'abisso super, bello, pulitore del fondo, ricognitore planetario e disturbo vento solare. Andiamo con il ritorno del duellante, che non è che mi serva tanto. La bustina possiamo anche sfracellare, ma io so che le bustine di Yu-Gi-Oh! Sono più, sono più resistenti rispetto a quella dei Pokémon. Ok, allora abbiamo trance, lo spadaccino magico. Se si vede in bassa definizione non è colpa mia, mi dispiace, però non posso registrare con altre cose. Golem Block, stupendo. Oddio, ho visto qualcosa. Dove tu abbai? Che cazzo ne so? Oddio. Super Sore Tuono. E un bellissimo numero 91 Drago Tuono Scintilla Ultra. Bello, un numero mi mancava. Poi abbiamo un bellissimo Cronomalia Jet Dorato. Belli Cronomalia. Gafrit. Magidolce Vazer e sfidante eroico Spartan. Bella carta. Andiamo con il prossimo di... No, aspetta. Apriamo Sovrano Galattico, dai, che si offende. Poi viene Neodrago Fotonico Galattico e ci disintegra, perché abbiamo aperto la sua bustina per ultima, quindi meglio non correre rischi. Sì, sfasciamo, ma tanto ce l'ho. Allora abbiamo Ciclo Acqua Specchio, Signora di D, Iraxis, Cintura di Costellazioni, Sigillo Ieratico della Convocazione, Butto Fuori Fantasma, Drago Ieratico di Su, Foto Gra Ciclope e Drago Ieratico di Esert. Sì, andiamo con questo, Risveglio degli Abissi. Cazzo, Fiammata Cosmica lo potevano mettere. Se non mi sbaglio, questo team uscì proprio con l'uscita di Fiammata Cosmica, non voglio dire stronzate. Ah, mi dimenticavo, mi raccomando, seguitemi su Facebook, che ho fatto la pagina. Ricordatevi che se vi scrivete ricambio, se non lo faccio significa che o non l'ho visto, mi sono dimenticato, però farò, non vi preoccupate. Ricordatevi di mettere un bel mi piace per Poppo, non per me ma per Poppo. Allora, Magidocce Crofan, Sirenide Abyssung, Eremita della Profezia, L'agile pescatore, sì. Granito, grande rete, Acciaccia Ciambara, questo mi serve perché tipo fuoco, mi serve. Bestia Radica Aberkowi e Abisso Scaia di Kroken. Ultima bustina di Idono di Vellante. Apertura è andata bene, perché comunque abbiamo trovato una ultra e una super, quindi veramente è andata bene. Anzi, abbiamo trovato anche un numero, quindi Cronomia Macchina Maya, un Flora Bestia Mistica della Foresta. Bello Cronomia Muay. I Cronomania mi piacciono perché sono mostri veramente veramente belli. Rigenerazione sovrapposta, io e la soia la amo. Libro di magia della saggezza, sfidante eroico spada scudo, caso eroico, Cronomania Jet Dorato e squadra d'attacco Atlantica. Allora, quindi l'apertura, aspettate, se riesco a trovare le carte. Vabbè, mi ho trovato quindi questo stupendo numero 91 Drago Tuono Scintilla. Il tin è costato 29,30 euro da GameStop. E nel prossimo video apriremo questo, che è il structure deck assalto di re di fuoco, che mi serve per potenziare il mio deck fuoco. Quindi mi ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e al prossimo video con questa apertura. Ciao a tutti.